Susanna, the book by Jenna Evans has become a bestseller. In your opinion, which are the elements that help the audience, the readers, to fall in love with the story? I think it a large part of why Love and Gelato is such a success as a book was because there is such a focus on the relationship between Lena and her mother, despite her mother being passed. Being able to read her diary entries, like written in the book, it gives her the character of the mother. Just it brings her to life after death, and I think that exploring that those feelings of grief and also reconnection were really important to the readers. It was to me. Roma e Firenze sono delle coprotagoniste in questo film. Com'è stato poter raccontarle e viverle da un punto di vista privilegiato, in fin dei conti? Beh, diciamo che io e Tobia abbiamo avuto la fortuna di poter lavorare in una città meravigliosa come Roma da quando siamo abbastanza piccoli, però questa volta c'era più il fattore che giravamo con una troupe di persone, anche americane, quindi attraverso i loro occhi potevamo renderci conto anche un po' di quanto fosse incredibile tutto ciò che c'era attorno. Abbiamo avuto l'occasione di girare in luoghi che tendenzialmente sono affollati, completamente pieni, quasi chiusi solamente per noi. È stata veramente un'esperienza incredibile. Tra l'altro, appunto, anche luoghi ci sono ovviamente i fori imperiali, ci sono posti tipici, no? Però penso anche alla Nuvola, quindi anche raccontare una Roma moderna, proiettata verso qualcosa di diverso. Sì. Beh, era un racconto, secondo me, anche in qualche modo idealizzato di queste due città, perché comunque in alcuni frangenti c'è stata anche un po' una flessione della realtà in cui entriamo in una via, spuntiamo in un'altra. Mm-hmm. Insomma, era più voler dare il respiro di quella città piuttosto che soltanto esaltare la costruzione fisica. È proprio più respirare come gli americani percepiscono questi luoghi. This movie is directed by Brandon Camp. What kind of director and guide did you find in him? Brandon was amazing to work with. You can really tell on set that he loves working with actors. He was always willing to collaborate and always willing to work with us. If we said like, oh, I don't think this line is right, we need to change it a little bit because we are younger than him, we might have a little bit of insight to some of the things. And with the Italian lines, he was willing to listen to the Italians that were surrounding him, and he gives a lot of attention to our performance, and I thought that was extremely helpful and incredibly rewarding. E per voi anche che tipo di esperienza è stata? Perché immagino che confrontarsi comunque su un set dove ovviamente si racconta, come dicevi tu, un'Italia, una Roma un po' quasi da cartolina, no? Quasi sognante, bellissimo, però poi vi ritrovate anche su un set internazionale, quindi immagino che la responsabilità e l'emozione sia stata parecchia. Beh, è stata un'esperienza incredibile, abbiamo avuto per la prima volta l'occasione di provare a cimentarci nella recitazione in inglese, che così a primo impatto sembra ed è anche un altro mondo. Abbiamo avuto veramente la fortuna di avere Brandon, come ha detto Susanna, è una persona che ama lavorare con gli attori, è stato sempre molto vicino, abbiamo avuto una coach per quanto riguarda tutta la parte inglese, è stata un'esperienza che sicuramente mi porterò dietro tutta la mia vita con molti miei affetti. È stato il primo momento in cui ho realizzato che stavo veramente facendo una cosa grossa, più grossa delle altre che mi erano capitate a livello proprio di grandezza produttiva. È stato il primo giorno, prima scena, che fra l'altro era una delle scene più importanti del mio personaggio, e ho detto: ok Tobia, se tu questa volta fai una brutta figura, lo fai in molti paesi, sappilo. Quindi il primo acchito mi sono veramente spaventato, però esatto, Brandon ci ha pullati, ci ha protetto quasi troppo, cioè quasi che delle volte dicevo: Brandon, dimmi che non va bene qualcosa, dimmelo, perché non è possibile che sia tutto great, tutto good, dimmi qualcosa. Invece lui era sempre, cioè anche quando qualcosa non andava bene, comunque prima
prima ti riempiva di amore, gentilezza, di attenzioni, e poi ti diceva cosa non andava. Quindi è veramente ci ha cullati, e se non fosse stato per lui, temo che questa esperienza sarebbe stata abbastanza traumatica per me, perché comunque era la prima volta che recitavo in inglese. Avevo molte paure sulla pronuncia, avevo molta paura di non essere comprensibile, capito, per un inglese, quindi il fatto che lui fosse sempre lì a tranquillizzarmi è stato una cosa molto bella. This is a movie about people that try to find their voice, their place in the world. Do you think that movies like that are necessary, especially for the young audience? I definitely think it's necessary for a younger audience to see young people like us trying new things and trying to be true to ourselves. I mean, I think Lena has to push through accepting that you might look a little awkward and you might look a little ridiculous when you don't know something, but it's okay to not know everything, and it's okay to not be in complete control. Mm-hmm. And I think that message was really important for me, and I definitely needed it when I was younger, and I think younger people should hear it. A really silly but also really important question for all of you. Team Maritozzo or Team Gelato? Gelato. I'm team Maritozzo, guys. It's too much. Ne abbiamo mangiati di recente, per un po' non lo voglio. Ok. Thank you so much. Grazie. For your time. Grazie. Grazie.